Cross Park Ponzano di Fermo è il festival del ciclocross tappa finale. Umberto Martinelli al microfono, immagini di Stefano Fazzini e Giulio Tombari. Organizza il ciclismo WISP Fermo del presidente regista Gianluca Cattapà, affiancato dal San Benedettese Bike Racing Team di Patron Adamo Re. Contribuiscono il locale Tritta Catene guidato da Piero Marmore, il ciclismo WISP Marche gestito da Giancarlo Tordini, il ciclismo WISP Ascoli presieduto da Bruno Lucidi. Ponzano di Fermo, Cross Park Ponzano, messo a disposizione gentilmente da Paolo Scorolli. Partenza unica, si inscena la coppia staffetta, quarta edizione. Si completa la due giorni pratistica ponzanese aperta dal Valdete Cross con i successi di Andrea Pirotti dell'autocarrozzeria Rally Pesaro, dietro Pirotti, Tarsi e Cameli, e Paolo Sorichetti del Passatempo Cycling Team davanti ad Alessio Olivi e Luca Michettoni. Il Fertesino Master Cross chiude il trentesimo ciclo. Si disputa l'ultima tappa del partecipato circuito interregionale. I campioni in carica assoluti per la coppia staffetta, emersi nel 2018 dall'arena dei ben 34 tandem, sono Cristian Tarsi, Antonio Macculi, pianellari del New Team Cicli Cingolani Ostra, seguiti dai consoci Lorenzo Cione e Alessio Olivi, Mattatori nel 2017, terza piazza Fabio Costanzi e Gino Mercuri. Trofeo lui e lei, fascia mista ai coniugi Grottesi Massimo Viozzi e Cinzia Zacconi del New Mario Pupilli. Sul podio Mirko Meschini, Gisella Giacomozzi, Simone Massetti, Alessia Scarpetta, primato nella fascia B, Massimo Fratini e Carlo Tudico, team Moscufo, seguiti da Graziano Malatesta, Angelo Di Gianmarino, Gilberto Antonioli, Amedeo Di Meo. Arco temporale di 90 minuti per la manifestazione, tra le fasce, la prima fino a 98 anni, la seconda da 99 in avanti, la terza lui e lei coppia mista. Ogni atleta percorre due tornate, poi passa l'ideale testimone al compagno di team. Bella festa come da programma, tutti i premiati. Al termine anche la premiazione delle società del Fertesino Master Cross, che ricorda i leader assoluti: Gabriele Viozzi, Matteo Sbei, Andrea Pasquarella, Andrea Perotti, Massimo Viozzi, Luca Michettoni, Alessio Olivi, Carlo Donnini, Adamo Re. Cinzia Zacconi, società a punteggio e partecipazione sempre la stessa scuderia Bike Racing Team San Benedetto del Tronto. 2400 metri costituiscono il circuito affrontato per 90 minuti, totale 12 giri, il primo quello di lancio leggermente più corto. Collegio di giuria costituito da Giancarlo Tordini ed Enrico Mezzabotta, alla console Mirko Marini e Franco Ripa. Tutto è apparecchiato al meglio, ecco il miglior agonismo. È subito lotta aperta tra tre tandem. Nel frattempo pedalano a livello individuale in termini promozionali i due Perotti, Gabriele e Maddalena. Primo giro subito al comando il tandem costituito da Cristian Tarsi, coppia 35 della polisportiva Ostravetere, che pedala insieme ad Alessio Olivi del Cicli Cingolani. In seconda battuta la coppia Sorichetti-Rossini, numero 5, Sorichetti del Passatempo Bike, Cresi Bike, la formazione di Rossini. In terza Perotti e Brusciotti, ovvero Rally Autocarrozzeria Pesaro e Villa Rosa Bike. Quindi Greco Rubeis, Mercuri e Achilli, Carlo Tudico e Massimo Fratini, che conquistano provvisoriamente il primato nella fascia B. Tudico del Pro Live No Doping Team insieme a Fratini. La coppia che ambisce all'oro nella fascia B è anche quella Massimo Viozzi, Rosario Pecci, ovvero Pupilli e Oppibai Porto Sant'Elpidio. Subito al comando nella fascia mista mamma e figlio, ovvero famiglia Viozzi, mamma Cinzia Zacconi e Gabriele Viozzi. Primo terzo di gara, non cambia nulla, poi il gioco dei sorpassi e controsorpassi
tra Sorichetti, Rossini, Tarsi, Olivi, Perotti e Brusciotti in assoluto e nella fascia A, e tra Tudico, Fratini e Viozzi, Pecci nella fascia B. Non cambia nulla invece nella fascia mista, un'ora, un'ora e cinque, un'ora e trenta alla fine del duello tra sorpassi e controsorpassi. Vittoria assoluta alla coppia 5 con Paolo Sorichetti a tagliare il traguardo. Passatempo bike insieme a Crazy Bike, a trionfare Giorgio Rossini è il secondo membro della coppia vincente. Argento ad Andrea Perotti e Marco Brusciotti, ovvero coppia 22, formazione autocarrozzeria Rally insieme alla Villa Rosa Bike. In terza posizione Alessio Olivi insieme a Cristian Tarsi, ovvero Cicli Cingolani, Polisportivo Ostravetere. Quarta posizione per Massimo Viozzi e Rosario Pecci, New Mario Pupilli e Opibai Porto Sant'Elpidio, che conquistano l'oro nella fascia B. Quinto posto per Gino Mercurio e Rossano Achilli, formazione numero 3. Poi Carlo Tudico, Massimo Fratini, Stefano Greco, Michele Luigi Rubeis, Luca Re, Andrea Pasquarella, Rocco Valloscuro, Simone Febo, Adamore, Bruno Fares. Per la fascia A, Sorichetti, Rossini, oro, Perotti, Brusciotti, argento, Olivi, Tarsi, bronzo. Quarta piazza a Gino Mercurio, Rossano Achilli, la quinta a Stefano Greco e Michele Luigi Rubeis, poi Luca Re, Andrea Pasquarella, Rocco Valloscuro, Simone Febo, Roberto Croce, Gabriele Giangrossi, Daniele Pallini, Graziano Malatesta, Medeo Di Meo e Mauro Di Nardo. Fascia B, Massimo Viozzi insieme a Rosario Pecci, podio per Carlo Tudico, Massimo Fratini e Adamo Re, Bruno Fares. Seguono Gilberto Antonioli, Adriano Conti, Davide Fiorindi, Guido Fattore, Antonio Giardino, Pio Tullio, Andrea Marilungo, Marco Ponte, Gianluca Ciccolini, Giampiero Belletti, Gianluca Accattapà, Fabrizio Viozzi, Marco Pica, Gaetano Silvestre. Il podio della fascia mista: Cinzia Zacconi, Gabriele Viozzi, entrambi del New Mario Pupilli Grotta Zolina, Gisela Giacomozzi e Luca Michettoni Argento, ovvero Melania e Vibrata Bike insieme. Le voci della manifestazione. Cominciamo con l'intervista al campione italiano, Adamo Re. Domenica a Modena, a San Cesario di Modena, ho vinto il titolo italiano della categoria M8. È stata una bella giornata, la conclusione di un circuito che abbiamo fatto noi della WISP qui nelle Marche, Marche Abruzzo. Quindi questo circuito mi è servito per preparare questa gara. Per me era un obiettivo quest'anno, ho puntato proprio a questo obiettivo e mi è riuscito. Sono stato, diciamo, fortunato perché sono arrivato proprio a domenica in condizioni veramente perfette. Ho avuto una stagione lunga, ho fatto circa 24 gare di ciclocross iniziando il 3 ottobre. E domenica, prima la vincente eruzione dell'Etna, sì, alla mountain bike. A fine settembre ho vinto la marathon dell'Etna in mountain bike. E quindi poi ho continuato con quella preparazione lì e ci ho avuto, come ripeto, fortuna perché ho avuto sempre salute in questi tre mesi. Imbattuto ed imbattibile nella M8, la categoria dei ragazzini. Tutte le competizioni che ho fatto con la categoria M8 le ho vinte tutte. Quindi ci tenevo in maniera particolare vincere quella che era la più importante. Parliamo in qualità di patron del Fertesino Master Cross. Nella WISP quest'anno mi sono inventato questo circuito Fertesino Cup e poi ho messo come premiazione
le prime 5 società come partecipanti a questo circuito, proprio per incentivare il movimento. Ho notato domenica che noi marchigiani siamo quelli che organizziamo più gare e siamo i più partecipanti al ciclocross. Proprio, non solo numeri, quantità e qualità organizzativa, ma anche e soprattutto come qualità. Proprio è una specialità, si può dire, ormai della WISP Marche, perché ho sentito in giro, no, altri partecipanti che sono venuti dalla Toscana, dall'Emilia, dal Veneto, dall'Abruzzo. Loro hanno fatto circa 6-7 gare in tutto il periodo invernale. Invece qui nelle Marche, tra il circuito WISP, 18 gare, più il circuito della federazione cross, Adriatico Cross Tour, quindi proprio è una realtà veramente ciclocross sentita. E quindi ecco, io come fertesino ho puntato su questa diciamo specialità ciclocross, perché ho notato che la partecipazione è importante. Fertesino, che fa rima con Bike Racing Team San Benedetto del Tronto, al suo quarto mese di vita già il tricolore, la vittoria nel circuito Master. Sì, veramente, è il nostro gruppo Bike Racing Team nuovo, è stato costituito i primi di settembre. Ricordiamo la bella presentazione esplicita. Bella presentazione che abbiamo fatto al Borgo da Mare, un residence a Monteprandone. Che guarda per appunto il mare Adriatico. Sì, da lì c'è la torre. Ciclismo, turismo, ciclismo ospitalità, ciclismo ed enogastronomia d'eccellenza. Ruote e cultura. Cerchiamo di fare la cosa, no? Completa, proprio la ruota della bici rotonda, così noi cerchiamo di convogliare tutto e che tutto riporta nella ruota, nel circuito, no? Che si completa questa ruota. E il nostro gruppo, che è costituito da maggior parte da bikers, quindi siamo dei specialisti nella mountain bike, però abbiamo dimostrato anche che siamo dei veri specialisti nel ciclocross, perché abbiamo vinto il circuito Fertesino Cup con partecipazione e poi anche con delle buone prestazioni a livello personale. Nel circuito Cross Tour abbiamo vinto anche lì la classifica a presenze e anche a punteggio individualmente, ci sono state delle posizioni dai Ciocamelli in classifica poi. E poi anche agli italiani di domenica, allora c'è stato un mio, abbiamo partecipato in quattro, io il primo posto, Ezio Cameli è arrivato secondo, poi abbiamo Luca Re, mio figlio, il vice re, sesto, che è arrivato sesto, e Bruno Giangrossi, dodicesimo credo, ma lui ha avuto grossi problemi con la bici, quindi si è dovuto fermare diverse volte. Voi vi fermate un attimo, poi riprendiamo già a febbraio, marzo? Noi adesso febbraio sì, è un periodo di recupero. Poi già abbiamo come appuntamento il 24 marzo una Gran Fondo. Il resto lo diremo alla nostra prossima chiacchierata. Va bene. Lui e lui, Paolo Sorichetti e Giorgio Rossini, spettacolo regalato, oro maturato nel finale, con un po' di fortuna che non fa mai male. Sì, la fortuna serve sempre nel ciclocross, però ce la siamo guadagnata la vittoria. È stata indecisa fino all'ultima frazione, anche perché eravamo tre coppie più o meno equivalenti. E la cosa diversa era che la coppia pesarese avevano invertito la qualità, nel senso l'atleta più forte era con me, con i più vecchietti, e l'atleta un po' più anziano correva con loro, con Giorgio, quindi
per quello non sapevamo mai se rientrava alla fine, come potesse andare la gara, insomma. Solo che questo all'ultimo giro non è più rientrato e siamo rimasti da soli. Per te bis qui. Sì, 15 giorni fa ho vinto l'assoluta della mia fascia. Percorso lo conoscevo e percorso che si addice un po' alle mie qualità di passista, quindi ecco, bei rettini lunghi e io mi ci trovo bene in questo tipo di percorso. Un po' meno nel fango, però ecco, esprimevo tutta la mia capacità in quei rettilini. Bel compagno. Sì, è stata una bella esperienza. Paolo mi ha scritto, mi ha coinvolto e mi sono lasciato coinvolgere con piacere anche per, insomma, festeggiare oggi il mio compleanno. È stata un'occasione ottima per festeggiare il compleanno anche con la vittoria, quindi il percorso mi è piaciuto, è stata una continua evoluzione anche proprio del fondo, perché questa mattina era ghiacciato, era freddo, quindi c'è una certa tenuta e poi andando avanti è cambiato tutto, quindi nei due giri, no, poi di sosta uno doveva un po' ricalibrare un po' tutto. È stato, insomma, interessante, bello, mi è piaciuto, una bella esperienza. Alessio Olivi, primo, secondo e terzo in tre edizioni, oggi? Niente, oggi mi mancava il terzo posto e quindi volevo conquistare questo terzo posto e ce l'ho fatta. Per questo hai bucato volontariamente? Sì, sì, diciamo, ho voluto forare proprio l'ultimo giro quando ero in testa con un po' di vantaggio su coppia, su Richetti e Rossini, però è stato molto bello, divertente, una bella giornata di festa, di sport, di ciclocross, vero? Un po' di fango, un po' c'era da spingere, un po' tecnico, dai, una bella domenica di divertimento e di sport. Nello spirito del WISP, vice campione italiano dopo vari titoli, si ritorna l'anno prossimo a Canera di Senigallia a memoria di quella enorme emozione che hai vissuto come vincitore. Sì, diciamo, dopo un bel secondo posto quest'anno a Modena, ha lottato fino alla fine contro un avversario molto ostico, molto forte, pedante, è stato molto bello. Il prossimo anno ritorniamo nel terreno di casa di Cannella, dove ho vinto il mio primo campionato italiano nel 2008. Speriamo nel 2020, quindi il prossimo anno a gennaio, ci riproviamo, dai, non diciamo niente, ci riproviamo, ci rimettiamo in gioco. Lei, Cinzia Zacconi e Gisella Giacomozzi, i lui chi sono? I lui quest'anno ho cambiato il mio partner, dal marito sono passata al figlio, tanto a casa ce ne sono tanti di uomini, quindi ogni anno posso anche cambiare. È andata bene lo stesso perché abbiamo vinto anche quest'anno, quindi soddisfatta. Il tuo lui, Gisella, oggi? Per oggi è stato Luca Michettoni, è stato un onore per me correre con un grande campione WISP. E niente, è andata benissimo, solo che ecco, con la mia ex compagna di squadra, nonché campionessa per me sempre e comunque WISP italiana, insieme con una famiglia di campioni regionali, nulla abbiamo potuto. Poi l'importante è il divertimento, ecco. Campioni regionali, nazionali, eccetera. Con Luca continua l'avventura o finisce qui? Allora, per oggi è finito tutto il circuito Master Fertesino e l'appuntamento è per il prossimo anno. Poi il bello di questa gara è che si possono fare coppie miste tra società e tutto, e quindi perché no, ci si potrebbe anche riprovare e divertirsi ancora di più. Il discorso rimane per te sempre in famiglia? Sempre in famiglia, perché tanto la passione è quella, quindi andiamo tutti insieme, ci divertiamo, comunque vada, perché nonostante qualche volta è giusto anche perdere, ci sta anche quello, è giusto anche rompere le catene per la troppa potenza, ma va tutto bene così e poi l'anno prossimo vediamo. Il riferimento è al tricolore perso proprio per troppa potenza. Sì, mettiamola così, dai, ci sta. Come mamma, che educa? Educo tre figli e mi danno da fare, però devo dire che sono bravissimi, quindi diciamo che sono soddisfatta anche da quel punto di vista, sono fortunata. Sport in primo piano? Sport in primo piano sempre, perché serve per scaricare la tensione, per discutere in famiglia anche di sport, quindi condividere le proprie esperienze, è una cosa bellissima condividerla con il marito e con i figli. Nuova maglia con Fabrizio Petritoli. Sì, quest'anno abbiamo deciso di cambiare società, non sempre con rispetto per la vecchia società, che comunque ecco,
In questo caso, per esempio, con Cinzia siamo rimaste sempre amiche, indipendentemente dalla maglia che si porta. Nuovi traguardi, nuovi obiettivi per la prossima stagione e cercheremo di fare del mio meglio in onore della società uscente e di quella entrante, insomma. Giancarlo Tordini, il presidente del coordinamento UISP Ciclismo Marche, conclusione dell'ennesimo torneo crossistico Fertesino Mastercross. Che accadeva 30 anni fa? 30 anni fa eravamo in 7, oggi siamo 35 coppie. È l'ultima gara di quest'inverno tribolatissimo perché si è stanchi ad andare a Sassoferrato, località lontani, io mezza botta, Mirko Marini e Ripa. Partendo dall'Ascolano e dall'entroterra Fermano, per intenderci, per andare nell'entroterra anconetano che confina con l'Umbria e con il Pesarese. Quindi significa alzarsi alle 5 e partire alle 5, però siamo soddisfatti perché abbiamo ottenuto un numero record e io credo che il prossimo anno di questa ciclocross staffetta ne faremo due, perché è entusiasmante, la gente risponde, non c'è stato nessun reclamo, non c'è stato niente. Concludiamo oggi, poi un mese di pausa e riniziamo il 10 marzo con l'apertura WISP 32esima edizione. Quindi il classico moto perpetuo uispino. Sì, facciamo quello che possiamo, se le società collaborano anche nella stagione estiva. Cerchiamo di organizzare un bel po' di manifestazioni. C'è un'idea, non so se qui o in qualcun'altra parte, di fare un ciclocross nel mese di giugno-luglio. Vediamo se ci riusciamo quest'anno oppure il prossimo anno, vediamo come funziona questa cosa. Magari sulla spiaggia? Anche, può essere anche sulla spiaggia di Fermo se ci danno l'agibilità, comunque vedremo. Bell'impianto, bella corsa, bella ospitalità, bella gente. Paolo Scorolli. Sì, è stata una bella giornata, contrariamente alle previsioni meteo il tempo ha retto, quindi ho visto persone che si sono divertite moltissimo e io stesso ho avuto un immenso piacere ad ospitare una manifestazione del genere. Bruno Luci di Luis Pascoli ringrazia tutti. Sì, io non posso che ringraziare proprio tutti, in primis gli atleti partecipanti, il comitato WISP Marche, il provinciale Ascoli e Fermo. Li ringrazio perché dopo una stagione così intensa è incommisurabile l'impegno che ci mettono. Un ringraziamento particolare ad Amorre in quanto sponsor e trascinatore, si è visto oggi, si è visto al campionato italiano e niente, sinceramente non c'ho più parole, che sono proprio, siamo sfiniti ma siamo contentissimi. L'uomo degli 800 paletti del percorso, Gianluca Cattapani. Sì, questo abbiamo preparato per la prova, per la 16esima prova del Master, dovrebbero essere sugli 800 paletti più o meno. Ho fatto quasi interamente da solo il percorso, ringrazio anche la Bike Racing Team che mi ha aiutato sia per la volta scorsa che anche per questa prova. Un bel lavoro, però una bella soddisfazione avere soprattutto oggi tutte queste coppie, è stato un bel piacere. 34 coppie, essendo a fine stagione abbiamo eguagliato il record dell'anno scorso, quindi mi fa molto piacere sia come organizzatore che come comitato WISP. Paletti a parte, le altre armi, mazza e striscia bianco-rossa. Eh sì, purtroppo sì, ci vogliono mazzetta. Si lavora di gomito qui per allestire una gara di ciclocross e chi è che lo fa sa quello che significa il lavoro. È impegnativo, dai, però c'è soddisfazione. Anche domenica scorsa poi siamo stati a Modena, come Tado Marche ci abbiamo riportato due titoli italiani con Adamo Re nell'M8 e Alberto Laloni nell'M4, quindi anche come tutti gli anni raccogliamo dei buoni risultati anche a livello nazionale e ringraziamo ancora tutti quanti gli atleti che vengono tutti gli anni, tutti i giorni, tutte le domeniche a partecipare. Al Cross Park Ponzano dunque scende il sipario sulla lunga, densa e gratificante stagione del ciclocross marchigiano.
Pieno è l'applauso che accompagna l'atto ultimo, frutto del congiunto sforzo organizzativo operato dal ciclismo Wisp Marche, dal Bike Racing Team e dal club ospitante, il Trita Catene del presidente Piero Marmorè. La manifestazione fluisce in maniera gratificante anche grazie al puntuale collegio di giuria, gli uomini della Consol, Giancarlo Tordini, Enrico Mezzabotta, Mirko Marini e Franco Ripa. A guidare la teoria degli attivi ospiti collaboratori sono i dirigenti promotori Sauro Mazzante, anche in veste di fotografo, e Giuseppe Luciani. Dopo 17 tappe la Fertesino Cup va al Bike Racing Team di San Benedetto del Tronto, affiancato sul podio dal team Cicli Cingolani Pianello di Ostra e dall'abitacolo interno Sport Club di Rapagnano, quarto posto alla New Mario Pupilli Grottazzolina. Sul quinto gradino la ciclistica L'Aquila Angelo Picco. L'entusiasmo totale incornicia il gran finale in cui tutti vengono premiati. Brindisi speciali per Giorgio Rossini nel giorno del suo compleanno e per le gentili signore del ristoro.